È stata una decisione che ho preso non a cuor leggero, perché sono decisioni importanti. Ho pensato che forse un ciclo era finito. Devo dire la verità, il mio desiderio era quello di fare il quarto mondiale, perché per me sarebbe stato il quarto mondiale e poi lasciare. Non ce l'ho fatta. E quindi con questa delusione andavo avanti, poi sono cambiate tante cose, ho pensato che forse sarebbe stato meglio che fossi io, ecco, a lasciare al momento opportuno. Questo fatto, la federazione è stata molto carina, perché ha usato delle parole molto belle nei miei confronti e mi ha chiesto se potevo rimanere in federazione con un ruolo dirigenziale bello, cosa che penso che farò volentieri. Il mondo dello sport è bello perché ti dà emozioni, e le emozioni sono nel bene e nel male, non c'è dubbio questo. Per cui cos'è successo? Che ho avuto delle vette grosse, il campionato del mondo veramente è stato l'apice, cioè una fortuna immensa poter vivere questo frangente, chissà quando riusciremo ad assaporare questa vittoria. Però c'ho un secondo posto agli europei, c'ho un terzo posto alla Confederation Cup, c'ho un magnifico europeo fatto con Antonio Conte, che è ugualmente saltante. E poi le delusioni, tantissime. L'ultima, la più grossa, quella che mi ha ferito di più, quella che mi ha colpito, quella che probabilmente mi ha portato a una decisione così traumatica. Perché non rappresentare l'Italia a un mondiale è una cosa che, insomma, ti colpisce.